Benvenuti, vi ringrazio per essere presenti qui questa sera per il primo webinar presentato dal Centro di Studi Cognitivi di L'Aquila. Questo sarà il primo di una lunga serie di eventi che proporrà il nostro centro clinico e mi sento onorata a rompere il ghiaccio, diciamo, con questo primo intervento. Allora, c'è questa notizia bellissima che adesso all'Aquila si apre questo centro clinico di studi cognitivi dove voi psicoterapeuti formati a studi cognitivi San Benedetto per ora, ma poi chissà che non ci faremo venire psicoterapeuti da ogni parte d'Italia, che voi comunque ragazzi che vi siete formati qui a San Benedetto, ma che comunque provenite dall'Aquila e avete avuto desiderio e idea di aprire questo centro, a me un po' mi commuove. Io sarò con voi i primi anni, ma poi sono sicura che andrete spediti senza di me, perché vi ho conosciuto e siete tutti molto bravi. Quindi vi do semplicemente un in bocca al lupo, ma non solo per il webinar di questa sera, ma anche per l'attività che avete iniziato proprio in questo mese e che sicuramente vi porterà tante soddisfazioni. Quindi tanti auguri a tutti voi. Grazie di cuore, Clarice. Allora, introduco un po' questo webinar facendo una breve presentazione. Io sono la dottoressa Iuliani Tanselvini, sono una psicologa e mi occupo prevalentemente di disturbi d'ansia. Diciamo che lavoro soprattutto con la fascia di età che va dall'adolescenza all'età adulta. E per l'incontro di questa sera, diciamo che ho preso spunto un po' da quella che è la mia pratica in ambito clinico, dove ho riscontrato che molto spesso mi arrivano delle richieste per ciò che riguarda la gestione dell'ansia. Anzi, devo dire che molto spesso mi capitano proprio richieste esplicite del fatto di non voler provare questa emozione, come se fosse qualcosa da scacciare o da combattere. Quindi questa sera cercheremo di vedere insieme che cos'è l'ansia, come si manifesta, quindi un po' la distinzione tra ansia funzionale e l'ansia disfunzionale, quindi come si innescano i disturbi d'ansia, la sintomatologia e le strategie più adeguate per poterla gestire. Adesso cerco di condividere le slide. Allora, partiamo dicendo che l'ansia è un'emozione che può essere collegata al raggiungimento di uno scopo o all'attivazione di uno stato di allerta di fronte a una situazione che il soggetto può percepire come pericolosa. Al pari degli altri vissuti emotivi, non è di per sé un'emozione negativa, ma è importante e ci guida nella nostra vita quotidiana. Quindi possiamo descrivere l'ansia fisiologica come un importante meccanismo di protezione del nostro corpo. È molto difficile dare una definizione di questa emozione, in quanto per sua stessa natura l'ansia è data dalla somma di diversi fattori che si sovrappongono e vanno ad innescare delle conseguenze a livello fisico a cui il soggetto non riesce a dare una causa specifica tante volte. Quindi può capitare che ci si senta assaliti da un vago senso di paura proprio per questo motivo. Qui ho messa un'immagine dove c'è Charlie Brown che ci dice che perfino le mie ansie hanno l'ansia. Diciamo che questa frase rappresenta un po' quello che può diventare il circolo vizioso di questa emozione quando ci prende il sopravvento. Quindi, dopo questa introduzione, possiamo dire che di per sé l'ansia non nasce come un'emozione o un qualcosa di negativo, ma è una reazione naturale nei confronti di un evento che noi percepiamo come pericoloso. Quindi possiamo distinguere, come abbiamo detto poco fa, l'ansia come attivazione di uno stato di allerta o l'ansia come raggiungimento di un obiettivo. Per ciò che riguarda l'ansia come attivazione di uno stato di allerta, possiamo dire che lo stato ansioso si attiva come stato emozionale di difesa quando un soggetto percepisce di essere davanti a una situazione ritenuta pericolosa.
Questa percezione si traduce in alcune manifestazioni a livello fisico, quindi c'è una maggiore iperattivazione del sistema nervoso, aumenta il flusso sanguigno e il soggetto si predispone ad avere la forza necessaria per reagire alla situazione percepita come minacciosa. Qui ho messo un po' la distinzione tra l'emozione della paura e della minaccia e l'emozione dell'ansia. Per ciò che riguarda l'emozione della paura e della minaccia, c'è un pericolo concreto, tangibile, in cui il soggetto cerca di allontanarsi. Quindi facciamo un esempio. Può capitare che davanti a me c'è un cane che mi ringhia, io percepisco questa situazione come pericolosa perché questo cane potrebbe mordermi e quindi mi allontano, mettendo in atto una reazione definita di attacco-fuga. Per ciò che riguarda l'ansia, diciamo che si innesca la stessa attivazione a livello fisiologico, soltanto l'ansia non è collegata ad un pericolo concreto, ad una minaccia, bensì a un'emozione che è collegata a una paura senza un oggetto, quindi un pericolo astratto, possiamo dire, no? Quindi non è detto che la minaccia si vada a verificare. Per ciò che riguarda l'ansia come raggiungimento di uno scopo, possiamo dire che è una reazione che si attiva per motivare l'individuo a raggiungere un obiettivo che si è prefissato, ad esempio una preparazione verso un esame da sostenere oppure una motivazione verso un colloquio di lavoro. In quest'ottica possiamo dire quindi che l'ansia è solo un'emozione e al pari delle altre emozioni assume un ruolo funzionale di adattamento alla nostra sopravvivenza e alla vita quotidiana. Adesso, dopo aver fatto un'introduzione di questa emozione, andiamo a vedere un po' il limite della funzione fisiologica dell'ansia. Andiamo a valutare quando questa emozione diventa negativa, quindi quando c'è il passaggio tra ansia funzionale, fisiologica ed ansia patologica. Allora, innanzitutto possiamo dire che la funzione adattiva dell'ansia si verifica quando è né troppo elevata e né troppo bassa, in quanto uno stato di ansia troppo basso ci può portare all'inerzia, quindi alla mancanza di motivazione nel raggiungere il nostro obiettivo, mentre un livello troppo elevato può causare andare incontro ad innescare i disturbi psicologici, quindi quelli che definiamo i disturbi dell'ansia. Quindi possiamo dire che se l'ansia continua a aumentare, la funzionalità comincerà a diminuire, quindi l'ansia diventerà una causa di sofferenza che andrà a compromettere la qualità della funzionalità dell'organismo. Superata una certa soglia, quindi, questa emozione diventa negativa e va a innescare degli stati di sofferenza e di angoscia che interferiscono con la qualità della vita del soggetto e in questo modo si vanno a generare i disturbi d'ansia, dato che il soggetto avverte che non riesce più a gestire questa emozione. Qui ho messo un po' la sintesi di ciò che ci siamo detti. I livelli bassi di ansia portano a uno stato di inerzia, i livelli elevati di ansia e disturbi d'ansia, mentre i livelli moderati di ansia possono portare a uno stato d'azione. Qui sulla destra ho messo la relazione tra l'ansia e la prestazione. Abbiamo detto quindi che la prestazione diventa più elevata ad un livello di ansia media, mentre la prestazione diventa scadente quando l'ansia è assente o è troppo alta. Adesso andiamo a valutare l'autostima e la percezione della realtà che come fattori che condizionano l'ansia. Possiamo dire che ci sono molteplici situazioni nella nostra vita quotidiana che possono andare a attivare uno schema di pericolo e possono causare uno stato ansioso. Queste situazioni dipendono da due caratteristiche fondamentali, dall'interpretazione cognitiva che si dà alla situazione e dal livello di autostima che si ha di se stessi.
Quindi possiamo fare questa introduzione dicendo che non è l'evento in sé che porta a innescare un'emozione o un comportamento, bensì l'interpretazione dell'evento che diamo può scatenare quindi una reazione a livello emotivo e comportamentale. Quindi possiamo dire che inizia tutto da un fattore scatenante, ovvero da una situazione temuta che può avere un'origine interna o esterna, che va a innescare i pensieri ansiosi, dal quale si genera l'emozione dell'ansia. Questa emozione va a influenzare le sensazioni corporee, quindi tutta la parte della sintomatologia ansiosa, e queste sensazioni vanno di nuovo a scaturire in altri pensieri ansiosi. Quindi possiamo dire che in questo modo si genera questo circolo vizioso dell'ansia. Quindi possiamo dire che di fronte a un evento che può creare ansia o stress, ognuno di noi ha una propria rappresentazione della realtà ed in preda all'ansia va a fare delle ipotesi di valutazione, quindi un'interpretazione in merito alla situazione stessa. Ci sono timori legittimi che comunque fanno parte della vita di ognuno di noi, a cui il soggetto che sperimenta un'ansia sana e che ha una buona stima di sé risponde con un'ansia fisiologica che consente di gestire al meglio la situazione, mentre le persone che hanno un'autostima più bassa, una percezione di autostima più bassa di sé e che sperimentano un'ansia patologica possono avere comunque una visione che può portare al blocco della situazione. Facciamo un esempio. Pensiamo ad una persona che dovrà sostenere un ultimo esame prima di laurearsi. In caso di ansia fisiologica, il soggetto potrà pensare: ho studiato bene, se non ricordo una cosa potrò rifarmi con altre domande. Nella peggiore delle ipotesi rifarò l'esame. Quando invece siamo davanti a delle ipotesi negative, quindi ad un pensiero catastrofico, il soggetto sperimenterà dei pensieri negativi, del tipo: l'esame è molto difficile, non sarò in grado di sostenerlo, il professore non mi metterà a mio agio, e in questo caso si va ad innescare quello che definiamo un disturbo d'ansia. Quindi possiamo dire che in questa situazione la persona cercherà di trovare una soluzione per poter abbassare questa intensità emotiva. Ad esempio, potrebbe evitare di andare a sostenere l'esame, che è una soluzione che in un primo momento potrà andare a diminuire l'ansia percepita, ma in un secondo momento potrà influenzare una visione negativa di sé e andrà in futuro ad evitare delle situazioni simili. Quindi si va a creare un po' il circolo vizioso. Questi comportamenti sono definiti strategie di evitamento. Quindi diciamo che è così che si innesca il circolo vizioso dell'ansia. Più aumenta lo stato ansioso, più non si vede una via di uscita, e più il soggetto si sente impotente, e quindi possono scaturire dei secondari, come la depressione, gli attacchi di panico, la fobia. Dopo questa introduzione parliamo un po' dei disturbi d'ansia. Io, Alessandra, vorrei chiederti se c'è qualche domanda prima di passare a quest'altro argomento. Sì, Giulianita, guarda, te ne farei uno nel particolare. Sì. Marco scrive: che cosa si intende per ansia sociale? Allora, l'ansia sociale è una modalità di ansia che solitamente si attiva quando il soggetto è in preda a timori come l'esposizione in contesti pubblici oppure in contesti prestazionali, e quindi diciamo il timore che c'è dietro questa tipologia di ansia è il timore del giudizio, quindi di essere giudicato negativamente da un'altra persona. Ci sono delle situazioni che gli ansiosi sociali vanno ad evitare,
come ad esempio andare al bar, prendere un cappuccino, per il fatto che casomai possono sentirsi gli occhi delle persone addosso. Quindi casomai il loro timore può essere: in questo momento mi potrebbe tremare la mano, la tazzina potrebbe cadermi per terra e quindi sarei esposto al giudizio degli altri. Diciamo che è un po' questa l'ansia sociale. Ok. Grazie Yolanda, penso che possiamo procedere. Perfetto, allora introduciamo i disturbi d'ansia. Possiamo dire che i disturbi d'ansia hanno un elemento in comune, ovvero uno stato costante e pervasivo di preoccupazione o rimuginio. L'elemento principale dell'ansia patologica è la messa in atto di una modalità di pensare che viene definita il pensiero catastrofico, in cui il soggetto non riesce a percepire delle alternative possibili rispetto a una risoluzione di una situazione percepita come problematica o minacciosa. Quindi diciamo è come un po' se affermasse: non vedo la luce in fondo al tunnel. Ci sono molti disturbi d'ansia, ognuno di loro ha un oggetto specifico, ma questi disturbi sono accomunati comunque dalla durata eccessiva delle preoccupazioni e dalla compromissione della vita quotidiana. Quindi possiamo dire che le persone vanno a valutare delle situazioni come minacciose, ma effettivamente non è detto che lo siano davvero. Quindi possiamo dire che durante la vita quotidiana queste persone vanno a mettere in atto alcuni comportamenti che possono mantenere il problema, come quello di delle strategie di evitamento, come l'esempio che abbiamo fatto prima, che possono comunque rafforzare questo circolo vizioso dei disturbi d'ansia. In questa slide ho raggruppato le caratteristiche e i comportamenti principali che si riscontrano in questi disturbi. Tra le caratteristiche abbiamo il bisogno di controllare le situazioni, il timore dell'errore, quindi di poter sbagliare, l'intolleranza dell'incertezza e la valutazione negativa di se stessi. Mentre nei comportamenti abbiamo le strategie di evitamento delle situazioni percepite come ansiogene e la preoccupazione o rimuginio. Secondo l'ultima versione del manuale diagnostico, abbiamo la possibilità di distinguere i disturbi d'ansia in alcuni specifici, ognuno con il proprio oggetto specifico. Quindi il disturbo d'ansia generalizzato, che è un disturbo che si manifesta a 360 gradi e coinvolge la vita del soggetto, come ad esempio ci può essere una preoccupazione costante per la salute dei propri cari, oppure per il contesto familiare, per il contesto economico e così via. Poi abbiamo il disturbo di panico, che è caratterizzato dalla paura della paura e da due elementi fondamentali: la paura di perdere il controllo, di impazzire, e la paura di morire. Nelle fobie specifiche ci possono essere delle paure che si riversano o verso alcuni oggetti specifici, tra cui possiamo menzionare animali tipo topi, ragni, eccetera, oppure in alcune situazioni come la paura delle altezze, la vertigine, oppure la claustrofobia. L'ansia sociale l'abbiamo vista poco fa, e il disturbo d'ansia di malattia, che è una costante preoccupazione del soggetto verso il suo stato di salute. Adesso andiamo a vedere un po' la sintomatologia dell'emozione dell'ansia, quindi gli aspetti fisici e psicologici di questo stato di allarme, quindi un po' come si manifesta questa emozione a livello di sintomatologia. In questa foto sono raggruppati alcuni degli elementi fondamentali dei sintomi fisici e dei sintomi psicologici dell'ansia, quindi abbiamo il battito cardiaco accelerato, oppure la mancanza del respiro, il tremore corporeo e a livello psicologico il senso di confusione mentale oppure pensieri catastrofici. Quindi possiamo dire che questi sintomi dell'ansia sono molteplici e possono coinvolgere sia degli stati mentali interni, tra cui il pensiero, e sia delle sensazioni a livello corporeo.
Quindi possiamo dire che ci possono essere delle preoccupazioni rivolte verso il futuro per qualcosa che non è detto che accadrà, la sensazione di minaccia e di pericolo imminente, l'aumento della frequenza cardiaca, come abbiamo visto, e della pressione arteriosa, e i classici sudori freddi. Altri sintomi dell'ansia possono essere l'aumento della frequenza del respiro, la diminuzione della produzione di saliva, un problema a livello di digestione, i disturbi del sonno, l'insonnia, e disturbi psicosomatici come ad esempio i rash cutanei. Allora, adesso vediamo un po' come poter gestire questa emozione. Prima di introdurre questa parte, che diciamo che è quella un po' più importante, Alessandra, non so se vogliamo approfondire qualche aspetto, se c'è qualche domanda a cui rispondere. Guarda, sì Giulia, veramente ci siamo un po' distaccati. C'è Luisa che chiede come si genera un attacco di ansia. Un attacco di ansia? Sì. Ok. E anche, aspetta, scusami, ho saltato, è un attacco di panico. Ah, ok. Allora possiamo dire che un attacco di panico solitamente può essere innescato dalla paura della paura. Quindi da alcune situazioni che il soggetto può percepire come pericolose, come ad esempio il guidare in autostrada da sola, oppure prendere dei mezzi pubblici affollati, quindi quelle situazioni da cui poi non riesce ad avere un soccorso qualora dovesse sperimentare un attacco di panico. Possiamo dire che i soggetti che hanno sperimentato già un attacco di panico cercheranno solitamente, per quanto loro possibile, di evitare di sperimentarne un altro, perché sono vissuti questi attacchi di panico con una forte angoscia. E possiamo dire che i due timori, come dicevamo poc'anzi, più importanti che sono dietro a un attacco di panico, sono il timore di impazzire, o quindi di non riuscire a controllare le situazioni, di perdere il controllo, e il timore di morire. Quindi comunque sia metteranno in atto una serie di strategie di evitamento proprio per evitare di sperimentare di nuovo un altro attacco. Ok, adesso andiamo a vedere un po', dopo aver visto un po' che cos'è l'emozione dell'ansia, la differenza tra l'ansia sana e l'ansia patologica, la sintomatologia ansiosa e i disturbi d'ansia, come poter gestire l'ansia quando si manifesta ad un livello abbastanza elevato. Possiamo dire che ci sono diverse modalità di gestione dell'ansia che si possono apprendere per poter ridurre l'ansia quando prende il sopravvento. Diciamo che queste tecniche e strategie vanno a lavorare sul benessere psichico, sul benessere fisico e sul benessere sociale. Quindi possiamo dire che prima di intraprendere un qualsiasi tipo di trattamento è molto importante andare a indagare le cause di questa emozione per poter distinguere l'ansia da patologie organiche, come ad esempio un disturbo della tiroide che potrebbe generare questa emozione. Una volta escluse le cause organiche, è molto importante che il soggetto vada a riconoscere quando le situazioni in cui si attiva questa emozione per poterne iniziare a prendere consapevolezza. Possiamo dire che il trattamento di elezione per trattare i disturbi d'ansia è la psicoterapia cognitivo-comportamentale, secondo molte ricerche che sono state effettuate, in quanto questo approccio è basato su un empirismo collaborativo, ovvero su una terapia attiva che coinvolge il paziente e il terapeuta, ed è un approccio mirato sui sintomi, in cui si insegna ai pazienti a poter affrontare gli schemi di pensiero disfunzionali e si cerca di fare un lavoro sul pensiero per poter rendere un pensiero più flessibile, che possa aiutare il paziente a vedere le situazioni ansiogene secondo un'altra prospettiva e potergli insegnare alcune tecniche adeguate per la gestione e il fronteggiamento di questa emozione.
Possiamo dire che questo modello di terapia utilizza sia tecniche cognitive che agiscono sulla modalità di interpretazione cognitiva, quindi sullo stile di pensiero del soggetto, e alcune tecniche comportamentali che si basano sull'esposizione alle situazioni temute, quindi molto valide soprattutto anche nei casi di fobie e paure. Inoltre è possibile affiancare alla psicoterapia cognitivo-comportamentale alcune tecniche di rilassamento, come ad esempio il training autogeno e le tecniche di respirazione, che può utilizzare in un secondo momento, una volta che c'è stata una ristrutturazione cognitiva, il paziente. Infine, ho inserito un po' di accorgimenti che possono essere utili per gestire l'ansia quando si manifesta secondo una modalità non troppo elevata, ovvero il rallentare su ciò che si fa, il ritagliarsi alcuni momenti per dedicarsi ad attività che la persona ritiene piacevoli, il cercare di curare l'igiene del sonno, quindi cercando di dormire almeno 7 ore a notte, cercare di mantenere un regime alimentare sano, cercare di limitare il consumo di bevande alcoliche, mantenere delle buone relazioni sociali e praticare attività fisica quando è possibile. Qui ho inserito 2 libri di autoaiuto che possono essere validi ausili per iniziare a introdursi su un piccolo lavoro sul disturbo d'ansia, ovvero 7 mosse per liberarsi dall'ansia di Robert Lehai, di Raffaello Cortina Editore, e il libro di Albert Ellis che è Ansia della Erickson. Qui abbiamo una foto dell'equipe di studi cognitivi di L'Aquila. Partendo dalla sinistra abbiamo Alessandra Curtacci, che la ringrazio per affiancarmi questa sera in questo webinar, in questo incontro. Poi ci sono io, al centro abbiamo la dottoressa Clarice Mezzaluna, nonché direttrice sia del Centro di Studi Cognitivi di L'Aquila che della sede di studi cognitivi di San Benedetto del Tronto. Poi abbiamo il dottor Luca Innocenzi e la dottoressa Federica Loisio, che saranno i prossimi conduttori dei prossimi webinar. Nel nostro centro clinico, per il trattamento dei disturbi d'ansia, ci occupiamo di valutazione psicodiagnostica e andiamo a trattare i disturbi come il disturbo d'ansia generalizzato, l'ansia sociale, il disturbo di panico, le fobie e le paure, l'insonnia, gli disturbi del sonno, introdurrei anche il disturbo ossessivo compulsivo e inseriamo anche tecniche di rilassamento e training autogeno qualora si ritenga opportuno. Questi qui sono i nostri contatti. Per qualsiasi informazione potete scriverci o sulla mail laquila@studicognitivi.net o potete contattarci tramite numero telefonico allo 0862 70 10 63. Questo qui sarà il prossimo webinar organizzato sempre dalla nostra sede di Studi Cognitivi L'Aquila, che si terrà il 4 febbraio alle ore 18 e sarà quello condotto dal dottor Luca Innocenzi, dal titolo Ansia o depressione quando le preoccupazioni generano sconforto. Ho finito la presentazione, non so se ci sono altre domande, visto che abbiamo ancora un po' di tempo. Allora, sì, Leonita, ce ne sono diverse. Ottimo. Allora, c'è Nicolò che chiede qual è il limite che c'è fra ansia fisiologica funzionale e ansia negativa disfunzionale. Ok, allora, il limite... Questa è una domanda molto interessante. Possiamo dire che il limite tra ansia fisiologica funzionale e ansia disfunzionale sia quando l'ansia diventa troppo intensa o troppo pervasiva a livello temporale, quindi che si protrae nel corso del tempo e che va comunque a compromettere la vita quotidiana del soggetto. Quindi la distinzione è questa. Ok, proseguo con le domande. Sì. C'è un'altra domanda in cui ti chiedono: la mindfulness può essere utilizzata come modalità di gestione dell'ansia?
Allora, la mindfulness sì, possiamo dire che è un ottimo ausilio, un'ottima tecnica che può essere utilizzata nella gestione dell'ansia, in quanto possiamo dire che è una tecnica che fa parte della terapia cognitivo-comportamentale di terza generazione e si basa soprattutto sul prendere consapevolezza del momento presente, quindi rimanere maggiormente ancorati sul qui ed ora. E anche per il fatto delle preoccupazioni possiamo dire che si può rivelare quindi molto efficace, perché solitamente nei disturbi d'ansia tendiamo a spostare il nostro focus attentivo più sul futuro, sull'incertezza di quello che potrebbe succedere, piuttosto che rimanere ancorati su quello che viviamo nel momento Parliamo sempre di presente. ristrutturazione cognitiva del pensiero. Allora, leggevo le altre perché ne arrivano tantissime, Ilenita. Allora, c'è Martina che chiede: solitamente quanto dura la terapia cognitivo-comportamentale per un disturbo di ansia? Indubbiamente dipende da vari aspetti, dalla gravità e pervasività del disturbo, ma qual è il numero medio di sedute? Beh, infatti, allora l'introduzione è stata fatta bene perché comunque sia, in un primo momento bisogna valutare, la gravità del disturbo, comunque se c'è una comorbidità o con altri disturbi oppure con un disturbo di personalità. Se invece parliamo comunque di un trattamento relativo all'ansia senza altre componenti, possiamo dire che un trattamento di ansia può durare da un minimo di 8 sedute o comunque a un 6-7 mesi, diciamo, di tempo. Quindi comunque una terapia breve. Poi se ci sono altri fattori, effettivamente poi questa è una cosa che va valutata, diciamo. Allora, Giulianita, continua. Sì. Se ci sono necessità, dimmelo. Allora, c'è Paolo che chiede cosa si intende per ansia di stato e ansia di tratto. Ok, allora la differenza tra ansia di stato e ansia di tratto si misura attraverso una durata, possiamo dire. Nell'ansia di stato c'è un'ansia momentanea, comunque o situazionale, legata a una situazione che si presenta in un determinato contesto, mentre l'ansia di tratto è un'ansia che rimane stabile nel corso del tempo, quindi che si protrae, non finisce lì con l'evento stesso, ma continua per più tempo. Ok, grazie Giulia. Continuo. Allora, beh, ci chiedono se è possibile avere la presentazione. Questo qui devo chiederlo, perché effettivamente non riuscendo a recuperare tutte le email, credo che sia difficile poterla inviare a tutti, casomai. Normalmente usiamo questa modalità, Giulianita. Basta che l'interessato scrive alla nostra segreteria dell'Aquila e l'indirizzo mi sembra che l'hai dato, Sì. sarà la segretaria, la nostra Federica, eventualmente ad inviare le slide. Benissimo, grazie Clarice, infatti non sapevo come poteva avvenire questo passaggio. Allora, procedo con le domande. Sì. C'è Manuela che chiede: potete fare degli esempi di pensieri disfunzionali e come trasformarli in pensieri funzionali? Ok, allora diciamo che i pensieri disfunzionali ovviamente dipendono dall'interpretazione cognitiva che andiamo a dare noi dagli eventi. Come dicevamo, infatti, il nostro modo di pensare si ripercuote poi sull'emozione successiva. Quindi un esempio di pensiero disfunzionale può essere: ho fallito un esame, non sono andato bene, quindi vuol dire che sono un fallimento perché è andata così e anche in futuro sarà sempre così. Quindi un pensiero del tipo catastrofico.
Invece una trasformazione di questo pensiero in pensiero funzionale potrebbe essere: ok, questa volta l'esame mi è andato male, posso riconoscermi di essermi impegnata, però probabilmente alcune cose non le avevo viste bene, quindi non è detto che nel prossimo esame vada nello stesso modo. Quindi comunque limitare il fallimento solo in un determinato contesto, piuttosto che ripercuoterlo e pensare che avvenga sempre così. Allora, Julianita, poi c'era un'altra abbastanza generica in cui Danilo ti chiede come si può curare l'ansia generalizzata. Ok, diciamo il trattamento, uno dei trattamenti elettivi proprio per la cura dell'ansia, tra cui il disturbo d'ansia generalizzato, per l'appunto, è la psicoterapia cognitivo-comportamentale, che da ricerche che sono state effettuate si è dimostrato una modalità di trattamento evidence-based proprio per il trattamento dei disturbi d'ansia. Allora, continua. C'è Giulia che chiede: la razionalizzazione potrebbe essere una strategia utile da consigliare ad un paziente? Ovvero renderlo consapevole della situazione ritenuta da esso minacciosa. Beh, certo, è una buona strategia che può essere utilizzata per contrastare i pensieri disfunzionali, quindi tramite questa razionalizzazione rendere il paziente maggiormente consapevole di quello che è il suo pensiero. Allora, poi c'è un commento di Paolo in cui dice: possiamo dire che la consapevolezza è uno strumento utile, e cioè divenire consapevoli dei meccanismi, dei pensieri e degli stati emotivi che ci portano a sviluppare un'ansia sempre più intensa, è il primo passo per riuscire a gestirla. Certo. Allora, cerco altre domande perché ne arrivano numerose. Allora, c'è Massimo che chiede: sonno, qual è l'orario migliore per coricarsi? Allora, ognuno di noi nel corso della notte ha dei cancelli del sonno, li possiamo definire così. Ci sono delle fasce orarie in cui siamo maggiormente propensi ad addormentarci rispetto ad altre. Il primo cancello del sonno solitamente si manifesta a partire dalle 22:30-23:30. E poi il successivo solitamente si trova intorno alle 3, diciamo, quindi comunque sia ci sono degli orari che sono maggiormente favoriti per addormentarsi rispetto agli altri. Questo sì. Allora, vogliamo aggiungere che per un sonno non c'è un orario per andare a dormire rispetto a un altro, ma per fare un sonno, per ristabilire laddove non c'è un problema del sonno, per esempio è molto utile andare a letto a un certo orario, avere una certa ritualità nel sonno. E poi è chiaro che ognuno di noi ha un bioritmo, per cui a me bastano 6 ore, a qualcun altro ha necessità di 12 ore. L'ora di coricarsi dovrebbe essere sempre la stessa per una buona igiene del sonno. Ecco, aggiungerei semplicemente questo. Certo. Sei d'accordo su questo, Giulianita? Assolutamente sì. In fondo, poi quando si fa la terapia dell'insonnia, in qualche modo si comincia proprio da lì, dalla ritualità, dall'avere sempre lo stesso orario per andare a letto, insieme ad altre questioni. Però l'orario è una cosa abbastanza. L'ultima parte non si è sentita, Clarice. Sì, no, ribadivo che l'orario, il rispettare un certo orario che sia sempre lo stesso, favorisce
favorisce il sonno. Assolutamente. Allora, Giulianita, ce n'è un'altra che ti chiede come si procede con i soggetti resistenti al trattamento? Questa è una bella domanda, infatti. Con i soggetti resistenti al cambiamento si cercherà di utilizzare delle tecniche specifiche proprio per poter cercare di coinvolgerli, quindi comunque sia anche di aumentare la motivazione al trattamento stesso, quindi si cercherà di fare una buona indagine sul perché c'è questa resistenza, diciamo, e indagando anche la storia di vita del passato del soggetto e piano piano si cercheranno di sviluppare attraverso delle tecniche adeguate la possibilità di iniziare e strutturare un trattamento stesso. Beh, certo che se è da più tempo che sono dentro a un funzionamento ansioso, non è perché sono dispettoso che io vado dalla terapeuta Giulianita e dico non voglio guarire, è perché quel funzionamento in qualche modo mi è servito, mi ha aiutato nella vita e per cambiare devo capire che posso fare anche in un altro modo senza mettere in atto comportamenti ansiosi. E a lì ci vuole tanta pazienza e tanta attenzione al paziente, no? Spesso gli ansiosi sono un po' resistenti, ma è proprio perché sono ansiosi che poco si affidano al cambiamento. Insomma, ci siamo un po' abituati noi terapeuti ad avere un po' di resistenza da parte del paziente ansioso. Non so se ti è successo, Giulianita, qualche volta di avere più fare più fatica, insomma. Certo, assolutamente. Poi ognuno di noi ha una propria personalità e questa personalità influisce tanto anche al potersi affidare in un primo momento al terapeuta, quindi comunque sia ci sono questi pazienti che casomai tendono a metterci più tempo rispetto agli altri a poter intraprendere ed affidarsi al percorso. Allora, Giulianita, ti chiedo intanto se puoi condividere nuovamente la slide con gli indirizzi. Sì. Soprattutto con l'indirizzo mail. Eccola qua. Ok. E poi c'è un'altra domanda in cui Massimo ti chiede sostanze psicoattive, esempio il caffè, sì, come influiscono sull'ansia? Essendo delle sostanze eccitanti, sia tipo il caffè che gli alcolici a questo punto, possiamo dire che questa tipologia di sostanze va ad attivare, comunque sia aumentare le attivazioni fisiologiche della persona, quindi essendo degli eccitanti, possono essere anche mal interpretate se assunte in alta dose dal nostro organismo e l'organismo potrebbe interpretare questa sostanza psicoattiva come se fosse un attacco di panico, quindi diciamo. Quindi in questo modo ci potrebbe essere questa interpretazione a livello corporea. Giulianita, grazie. Guarda, c'è una domanda che viene ripetuta più volte, quindi te la pongo. Ci chiedono come influisce sull'ansia la tiroide. Allora, più volte. Sì, ci sono dei disturbi di natura organica, quindi come ad esempio la tiroide, che può influenzare l'emozione dell'ansia. Proprio per questo motivo, prima di iniziare un trattamento, vanno comunque escluse le cause organiche e di questa parte se ne occupa comunque il medico, diciamo. Una volta che sono stati fatti degli accertamenti a livello dello stato di salute e vengono escluse queste cause organiche,
si può iniziare a pensare a strutturare un percorso adeguato nel momento in cui queste cause casomai non sono presenti. Yulianita, poi c'è Danilo che chiede cosa può fare un non addetto ai lavori quando una persona a te cara ha un attacco forte di ansia. È difficile poter gestire queste situazioni da non addetti ai lavori, diciamo. E la cosa che può fare in quel momento è di normalizzare il vissuto che sta provando il familiare, quindi non dare rassicurazioni generiche, ma cercare di validare questo vissuto e andarlo a normalizzare, comunque contestualizzandolo rispetto alla situazione che sta vivendo questo soggetto, perché se questo soggetto, ad esempio, inizia a provare ansia quando si trova in un determinato contesto, ad esempio quando prende l'autostrada, il familiare cercherà di contestualizzare e normalizzare questo vissuto relativo a questa situazione. Guarda, Yulianita, qui si allarga un po' l'argomento, nel senso ci chiedono perché non avete mai menzionato gli psicofarmaci. Allora, possiamo dire innanzitutto noi abbiamo parlato di un approccio sulla gestione dell'ansia pura, quindi non è che abbiamo sforato su un'ansia mista o in comorbidità con situazioni più grave, però diciamo che non essendo psichiatri non abbiamo inserito questo trattamento. Ci sono ovviamente delle situazioni in cui l'ansia si può manifestare in un livello molto elevato e casomai che può andare ad interferire sulla qualità di vita del soggetto in un modo molto pressante, ed in questo caso la terapia cognitivo-comportamentale potrebbe essere affiancata da una parte farmacologica che però comunque non siamo noi a valutare, ma sarà lo psichiatra stesso a valutare quella parte lì. Sì, poi possiamo anche dire che spesso la terapia farmacologica favorisce in una situazione di ansia elevata o di livelli di ansia incontrollabili, ingestibili. La terapia farmacologica favorisce il benessere del paziente, ma favorisce sicuramente il nostro intervento di psicoterapia, perché talvolta il disagio è talmente forte che l'individuo non è in grado neanche di concentrarsi o di ragionare o di riflettere su ciò che gli sta accadendo. Quindi la terapia farmacologica sicuramente può essere un ausilio, potrebbe essere talvolta quasi indispensabile, però esiste una terapia farmacologica data accuratamente con un giusto contatto tra lo psichiatra e lo psicoterapeuta. È bene che in qualsiasi trattamento, adesso parliamo dell'ansia, ma se parliamo in generale dei trattamenti farmacologici durante un trattamento di psicoterapia, è davvero utile che il terapeuta e lo psichiatra parlino tra di loro e condividano il progetto terapeutico che hanno in mente. Il farmacologo avrà un progetto, lo psicoterapeuta avrà un altro lo stesso progetto verso il paziente, il benessere del paziente, però insieme devono collaborare in una sorta di co-terapia. Sei d'accordo, Yulianita? Sì. Allora, Yulianita, ti leggo l'ultima, credo. Francesco ci chiede, di fronte a un paziente ansioso, che tipo di schema di terapia usi? Da cosa parti e dove cerchi di arrivare? Soprattutto con pazienti molto tangenziali e evitanti.
Allora, diciamo che comunque sia la partenza è sempre per ciò che ci riporta il paziente come problematica da affrontare. Ovviamente se ci riporta un disturbo d'ansia si partirà sempre da una buona psicoeducazione per rendere il paziente più consapevole di questa emozione, di quando si attiva, quindi gli eventi che scaturiscono maggiormente in uno stato ansioso. E il passo successivo è quello di andare a ricostruire ciò che sta accadendo tramite, ad esempio, la ricostruzione di evento, pensiero e emozione e comportamento, quindi diciamo che si va a vedere come il pensiero, quindi l'interpretazione cognitiva rispetto all'evento, ha attivato l'emozione corrispondente. Per ciò che riguarda i pazienti evitanti, come si chiedeva nella domanda, ovviamente poi ci saranno modalità specifiche per poter intervenire, un po' come abbiamo risposto nella domanda precedente, diciamo, poi in base alla problematica riportata dal paziente si cercherà di costruire per lui una terapia adeguata, diciamo. Riunite, attualmente non vedo più domande. Se magari ne ho dimenticato qualcuna, insomma, Ce potete. n'è una molto curiosa che però riassume un po' quello che Giulianita ha detto, dice l'ansia somatizzata a livello sfinterico da cosa può derivare? Lo dice Maria Vittoria. In generale può derivare da tutto o da niente, perché comunque no? No, è come un qualsiasi altro disturbo e la reazione è un po' soggettiva. E quindi da cosa può derivare? Bisognerebbe parlare col paziente e sicuramente, come diceva Kelly, se vuoi sapere qualcosa del tuo paziente, chiediglielo e lui te lo dirà. Sicuramente il paziente ci saprà dire dove inizia, dove è cominciato il suo funzionamento. Quindi non c'è che siccome ha una somatizzazione a livello sfinterico, oppure a livello gastrico, oppure a livello che ti so, cardiaco, cos'è, non c'è differenza, c'è sempre una risposta che l'individuo dà a fattori esterni ai quali lui fa fatica ad adattarsi. Ti ho voluto far prendere un po' il respiro, Giulianita, perché ti vedevo affannata. E quindi no, ma poi la domanda mi aveva proprio colpito, visto che Alessandra non l'aveva vista. No, ho avuto problemi di connessione, è arrivata do subito dopo. Ah, no, io l'avevo, sì, l'avevo un po' adocchiata. Quindi grazie Maria Vittoria di averci fatto questa domanda, così abbiamo potuto fare il riassunto un po' della presentazione di Giulianita. Giulianita, siamo arrivati alle 19 e mi sa che la conclusione tocca a te. Ok, perfetto. Allora, vi ringrazio per la partecipazione, anche per essere stati molto attivi anche con le domande che ci avete posto, che sono state molto interessanti e molto curiose. E vi ricordo il prossimo appuntamento del 4 di febbraio con l'incontro divulgativo su ansia e depressione condotto dal dottor Luca Innocenzi, sempre per la serie dei nostri webinar. Io ne approfitto per salutarvi e ci vediamo nei prossimi incontri. Grazie. Il microfono, Clarice. Non ti sentiamo. Stavo commentando che ti stanno ringraziando dalla chat di gruppo. Ok, grazie a voi. Per qualsiasi cosa potete scriverci nel nostro indirizzo email, sia per domande, curiosità o per la richiesta delle slide presentate questa sera. Ok. Grazie Giulianita e buon lavoro. Buon lavoro. Grazie.
Grazie a voi, ciao, buona serata a tutti. Ciao, ciao.